Dottor Salvatore Pignataro, un momento importante, una giornata importante, donne e violenza domestica, analisi, strategie di contrasto. Lei ha scritto un testo proprio dedicato a questo grave problema. Sì, perché io penso che a parte dell'aspetto sociale del problema, c'è anche un aspetto concreto e pragmatico. Quello pragmatico appunto è quello più tecnico e investigativo. Io attraverso questa pubblicazione scientifica ho voluto rimarcare quelle che sono le tappe della strategia della violenza domestica. Abbiamo assistito alle statistiche, molte donne vengono ammazzate e subiscono violenza nelle mura domestiche, quindi attraverso questa pubblicazione sul contrasto della recidiva possiamo capire, diciamo, chi ci fa violenza, lo stato mentale, diciamo, e come eventualmente eludere questo aspetto. L'altra cosa che io voglio dire in questa giornata importante è quello che dicono anche le forze dell'ordine, di denunciare eventuali molestatori, aggressori, come vogliamo li chiamare, perché solo in questo modo si esce fuori da questo tunnel purtroppo annoso che ogni anno ci riserva statistiche allarmanti.